E la 3 bis dopo Val San Vignone. L'hanno usata come discarica per qualche frana questa qui. Però più avanti la strada è completamente mangiata dalle frane. Guardate che roba. E qui passa al massimo una macchina. Torno indietro, sta nevicando. Guarda. Le banchine non esistono più. Fondo stradale distrutto. Incuria degli anni che hanno ritenuto opportuno semplicemente chiuderla. Questo è un reperto storico, ci ha lavorato mio nonno nel tratto toscano. Adesso torniamo indietro. Questo è il primo tratto di Val San Vignone. Tieni così, eh? Basta che la tieni così. Fai il... È la mia mamma che fa l'operatore. Ma vaffanculo. Guarda che finisce su Facebook dopo il vaffanculo. E il nonno quanto tempo ci ha lavorato? Tanti anni. Tutto il tratto toscano praticamente fatto. Adesso stiamo tornando indietro. Quella su che si vede, no? Vedi un po' la... Stiamo tornando indietro in una strada che è meglio non la vedere. Non ho capito perché la 3 bis non l'hanno sistemata. Guarda qua, riprendi qua, non ci passa una bicicletta a stento, guarda. Guarda. Chiusa dai 45, la Toscana rimane isolata di qua. Ma il fondo qui non c'è proprio, eh? Guarda. Non c'è più il fondo, è tutto distrutto, eh. Altro che intervento dell'esercito, qui. Scusa, ma una bicicletta a stento passa. Questo si allarga. Guarda, riprendi il fondo qua, guarda. Ma che buca. Questa è l'incuria degli anni, guarda. Pazzesca. Ok. Carlo e Leopolda. Due coglioni. Due coglioni. Qua la forcatella qui. Dalla 3 bis.